Va bene, allora oggi parliamo di soft switching e in particolare di meccanismi per ridurre le perdite negli interruttori. Allora, cerchiamo di ricapitolare un attimo qual è il problema delle perdite durante la commutazione. Una cosa che abbiamo già visto, insomma, proprio all'inizio. Dunque, noi idealmente abbiamo degli interruttori che non consumano potenza. Professore? Sì? Credo debba condividere. Ok. Ok, dunque noi abbiamo degli interruttori ideali. Se immaginiamo che gli interruttori siano ideali, abbiamo detto non dissima, non potenza. Perché? Perché la potenza dissipata nell'interruttore è prodotto di tensione per corrente, e ne abbiamo detto, beh, se l'interruttore è aperto la corrente è nulla, se l'interruttore è chiuso la tensione nulla, e quindi il prodotto in tutti e due i casi diventa nullo. Vabbè. Il problema si pone nel momento in cui facciamo la commutazione, perché quando facciamo la commutazione la corrente passa da un valore finito a zero, la tensione passa per esempio da un valore zero a finito. Questo è quello che succede in spegnimento. E nella transizione ci può essere un intervallo di tempo durante il quale non sono entrambe, cioè sono entrambe diverse da zero. Quindi a quel punto il prodotto, la potenza dissipata nell'interruttore, è diverso da zero. Le perdite di commutazione sono significative in generale, sono una componente importante delle perdite in un convertitore. In realtà le perdite in un convertitore sono essenzialmente due tipi, ci sono queste perdite di commutazione, direi tre, ci sono le perdite nelle resistenze, chiamiamole parassite, no? Resistenze serie degli induttori, resistenze parallelo dei condensatori, quindi sono quelle perdite di tipo ohmico in generale. E poi ci sono le perdite di pilotaggio, perché poi chiaramente dobbiamo spendere della potenza per azionare gli interruttori essenzialmente. E va bene. Dunque, quando noi abbiamo una commutazione, diciamo, in un switch in generale, quindi abbiamo corrente alta, corrente alta, tensione nulla, immaginiamo che sia ideale il switch. Poi a questo punto abbiamo la commutazione che non è istantanea, quindi questa va a zero, la tensione sale, e poi per esempio dopo un po' ci abbiamo la commutazione successiva. Vedete, in questo intervallo abbiamo I e V diverse da zero, e quindi perdita per switching in generale per commutazione. Questo chiaramente anche in accensione abbiamo lo stesso problema. D'accordo? Allora, questa situazione qui si chiama hard switching. Quindi hard switching se tensione e corrente, se
I e V sono diverse da zero durante la commutazione. Diciamo, è la situazione normale, situazione naturale in cui ci si trova, a meno che non si prendano contromisure particolari. Okay? E oggi vedrà proprio questo, perché ci sono delle tecniche che si possono mettere in atto per fare in modo che durante la commutazione non siano contemporaneamente diverse da zero a tensione corrente. Ah, intuitivamente la cosa la potete immaginare, guardando quel disegno, semplicemente se riuscite a traslare i momenti in cui abbiamo la commutazione della corrente e in cui abbiamo la commutazione della tensione, in modo che per esempio la commutazione della corrente, lo spegnimento sia fatto quando la tensione è zero e poi la tensione commuti, cioè la tensione poi vari dopo quando la corrente è già andata a zero, oppure viceversa, ma potete anticipare uno e ritardare l'altro. Ovviamente questa è una cosa poi non banale da realizzare, perché bisogna in qualche modo condizionare il funzionamento degli interruttori. D'accordo, quindi oggi ci concentriamo un po' su queste tecniche, le guardiamo in modo un po' qualitativo, nel senso che nella pratica, per quanti conti analitici uno possa fare, poi la valutazione del fatto di aver raggiunto una situazione di soft switching si riesce a fare bene con simulatore circuitale, no? Quindi, testando il circuito col simulatore e vedendo se effettivamente siamo riusciti a ottenere quella condizione. Quindi conviene cercare di capire qualitativamente quali sono le tecniche e quali sono che si possono utilizzare, quali sono le cose a cui bisogna stare attenti, e poi quando ci si trova, lavorare soprattutto col simulatore piuttosto che con un ragionamento analitico. Allora, in generale nel soft switching si distinguono due cose, due situazioni diverse. Si distingue la situazione di zero current switching, e la situazione di zero voltage switching. Noi chiamiamo ZCS dall'acronimo e ZVS. E chiaramente dal punto di vista del principio tutte e due sono due tipi di soft switching, mi consentono di azzerare idealmente, no? Perché poi nella pratica zero non è esattamente zero, eh? Comunque vabbè, mi consentono di azzerare idealmente la potenza dissipata, sia che la commutazione avvenga a corrente nulla, sia che la commutazione avvenga a tensione nulla. Okay? Questo in principio. Ma nella pratica ci sono dispositivi che si comportano più favorevolmente nella situazione di switching a corrente nulla e dispositivi che si comportano meglio se si fa switching a tensione nulla. Okay? Questo dipende proprio dalla natura del dispositivo che utilizziamo come interruttore. Va bene, quindi adesso noi come procediamo? Vediamo come due classi di dispositivi effettivamente si comportano rispetto che è successo? Rispetto al soft switching, e poi facciamo un ragionamento più generale di architetture. Aspettate che devo rifare ripartire. Le due classi di dispositivi che ci interessano di più sono sostanza FET e dispositivi aggiunzione.
In particolare per i dispositivi di aggiunzione possiamo considerare semplicemente un diodo. Così abbiamo, diciamo, il grosso delle situazioni considerate. Allora, partiamo dal diodo. Considerate, cerchiamo di capire dov'è che si perde in un diodo. Il diodo essenzialmente, un PDF, non è che sia. Il diodo essenzialmente perde per la reverse recovery, cioè durante lo spegnimento, quando conduce corrente in direzione opposta. Però chiaramente è il momento più critico. Oggi non è fantastico tutto. Lui poi ricarica tutti, no, i documenti, forse sarà quello che gli dà noia. Facciamo una cosa. No, vabbè, andiamo avanti così, perché... Allora, dunque, quindi il diodo, la condizione che è più preoccupante è la reverse recovery. Quindi a conduzione in inversa durante lo spegnimento. Perché quella mi preoccupa? Beh, innanzitutto il diodo non si sta comportando in modo ideale in quel momento, ma poi può avere una tensione applicata, tensione inversa, appunto, che non è piccola. Quindi effettivamente può dar luogo a una potenza dissipata significativa. Allora, com'è che si realizza questa cosa? Vediamo un attimo per capire la situazione. Immaginiamo di avere un buck e mettiamoci in condizioni normali in cui abbiamo un switch di tipo hard. Quindi io che cosa ho? Ho la tensione d'ingresso, la corrente d'ingresso, poi qui c'è il MOSFET che fa da interruttore e qui c'è il diodo. E questo è il filtro. Quindi questa è la tensione d'uscita. Ok, allora io posso concentrarmi soltanto sulla tensione capi del diodo e sulla corrente capi del diodo, per vedere la dissipazione sul diodo. E proviamo a vedere cosa succede nel tempo. La tensione d'ingresso è costante, ma anche la tensione d'uscita è costante, immaginate la situazione. Allora, qui cos'è che succede? Succede questo: quando abbiamo detto il problema ce l'abbiamo durante lo spegnimento, vediamo un pochino prima l'accensione. Dunque, col segno che ho messo, la tensione viene negativa, quindi ho fatto un disegno poco... Ma scrivo qui meno V, d'accordo? Così posso rappresentarlo meglio. Allora, quando il diodo, quando l'interruttore è chiuso, il diodo è spento, la tensione sul diodo è pari a meno V, no? Quindi se rappresento meno V, qui vedo V. Poi a un certo punto, qui siamo durante T-on, no? Quindi la corrente qui è nulla, va bene, e la corrente invece di ingresso è la corrente che poi finisce nel carico, d'accordo? Immaginiamo per un momento,
un po' per semplificare la cosa, che il blocco LC sia così grande da darmi anche una corrente praticamente continua. Cioè, vi ricordate il ripple sulla corrente è inversamente proporzionale a L, no? La tendenza della corrente è inversamente proporzionale a L. Immaginiamo che L sia molto grande, per cui la corrente è praticamente costante. Okay? Giusto per eliminare quell'altro elemento di considerazione. Quindi la corrente che eroga il generatore è alta. Cosa succede a un certo punto? Io spengo il transistor e quindi nel momento in cui spengo il transistor il diodo va in conduzione. Quando il diodo va in conduzione mi preoccupa poco. Che cosa succede? La corrente che chiede l'induttanza viene ad essere fornita dal diodo, quindi questa è la I2, però diciamo che questa è I2, e il MOSFET si spegne. D'accordo? La tensione sul diodo a questo punto va a zero, okay? Trascuriamo la V gamma, no? Quindi qui abbiamo il diodo che conduce, questo è T-off, qui il diodo è in conduzione. Ok, poi dopo un po' noi riaccendiamo, quindi qui non è successo niente. Diciamo c'è poco da questo aspetto mi preoccupa poco. Invece il problema è in spegnimento, perché nel momento in cui accendo il MOSFET, la tensione sul diodo va subito di nuovo alla tensione d'ingresso, a meno VI. E ecco, non subito, perché cosa deve succedere perché si abbia la commutazione? Si deve prima svuotare il diodo della carica che è immagazzinata, e nello svuotarsi passa la corrente nella direzione opposta. Quindi io che cosa trovo nel diodo? Io trovo una situazione, dunque chiamato, io trovo una cosa di questo tipo, che qui ho la corrente che fa così. Quindi nel momento in cui io accendo, questo è l'istante in cui io piloto il transistor, la II mi deve dare sia la corrente nell'induttore sia la corrente nel diodo, quindi è fatta così, e poi una volta che si esaurisce il transitore nel diodo mi dà di nuovo la I2. La corrente del diodo qui va a zero, la tensione sul diodo di fatto diventa di nuovo alta negativa una volta che è finito questo transitorio. Va bene? Questa è la parte di reverse recovery del diodo. Questo tempo è quello che si chiama tempo di reverse recovery, l'abbiamo visto insieme, no? E quest'altra è la carica di reverse recovery, la QRR. Va bene? Questa carica è esattamente uguale a questa. Questa due è uguale alla IO. Okay. Quindi guardate cosa succede, il generatore d'ingresso deve erogare una potenza che corrisponde a questa corrente in più, quindi la perdita è uguale a VI per questa corrente che viene erogata e che in pratica non diciamo è tutta perdita, no? Tutto questo pezzo è tutta perdita, perché di fatto il duty, diciamo, non entra nel duty cycle. Quando io vado a vedere la tensione su questo nodo è come se la tensione su questo nodo corrisponde al duty cycle, che è dato da questo tempo di commutazione, se questo è il periodo con il duty cycle T-on diviso tutto questo. Quindi la potenza che si perde è V per questa corrente. Questa corrente quant'è? È questo rettangolo sotto, devo fare l'area di questo
scusate, devo fare, lo scrivo, per, lo scrivo in modo più completo. Devo fare VPI UD per integrale di DT in DT su il tempo di reverse recovery, va bene? A questo qui quant'è? In sostanza questa integrale che ho scritto qui è questa zona tratteggiata in questo grafico, no? Cioè questo qui è questa zona qui. Che cos'è questa? C'è questo rettangolo che è TR per i due. Devo fare TR per i due, che è la corrente di uscita, più QRR. Questo è TRR più QRR. Questa è la situazione di hard. Quindi questa qui la perdo tutte le volte che è la potenza, è l'energia. Quindi energia persa nel diodo per ogni spegnimento. Quindi quell'energia per la frequenza di switching mi dà la perdita nel diodo. Questo è il termine di gran lunga più importante nel diodo. Un'accensione, vabbè, anche un'accensione non è esattamente zero, ma posso trascurarlo, ok? In spegnimento invece devo considerare l'effetto. Allora, d'accordo, però questa cosa io posso indicarla essenzialmente in due modi, cioè o cercando di avere uno spegnimento a corrente zero, un ZCS, oppure cercando di avere uno spegnimento a corrente a tensione nulla. Allora, vediamo com'è che si realizza, giusto per entrarci un pochino alla volta. Allora, quello che si cerca di fare è di creare degli interruttori quasi risonanti, in modo che l'andamento della corrente nel diodo non sia una cosa che assomiglia a un'onda quadra, ma sia più vicina a una sinusoide, così che posso cercare di farla attraversare lo zero, ok? Quindi cerco di farla passare dolcemente dallo zero, e il modo migliore è dargli una forma di sinusoide. Per dargli una forma di sinusoide cerco di mettere in atto delle risonanze che fanno sì che la corrente abbia un andamento sinusoidale. Okay? Quindi devo mettere in atto delle risonanze. Queste risonanze di fatto hanno un effetto collaterale negativo. Parte la complicazione del circuito. Poi però hanno un effetto collaterale negativo, nel senso che mi introducono appunto questa armonica, la frequenza di risonanza, che di fatto aumenta le perdite ohmiche, perché poi a parità di valore medio della corrente mi trovo delle escursioni più alte e quindi dei valori quadratici medi maggiori, e le perdite ohmiche sono proporzionali a valori quadratici medi della corrente. Allora, vediamo come si può ottenere nello stesso circuito nei due casi. Allora, vediamo prima lo zero current switching. A questo si ottiene facendo un quasi resonant ZCS Buck, un convertitore Buck quasi risonante di tipo ZCS. Come abbiamo fatto? Si tratta di aggiungere due componenti. Questo è l'ingresso. Questo è l'interruttore, metto in evidenza il diodo di substrato, questo qui è il diodo di substrato. Lo metto in evidenza perché mi serve.
Ok. Ecco qui che cosa faccio? Metto un'induttanza serial diodo. Chiamo l'R. Questo è il filtro per back normale. C'è una cosa. E lo faccio risuonare con una capacità che metto da questa parte. E quindi vedete, aggiungo semplicemente questi due componenti. Il resto, questo è il solito filtro. Io posso per il momento assumere che questa corrente qui sia sempre pari a io. D'accordo? Allora, in generale si fa in modo che la frequenza di risonanza di questa capacità, questa induttanza, quindi 1 su 2 pi greco LR per CR, sia circa uguale a FS, approssimativamente. In modo che, come dire, le sinusoidi che vengono dalla risonanza siano a frequenza vicina a quella dei switching. Allora, qui cos'è che succede? Dunque, facciamo lo stesso discorso di prima. Questa è la corrente e questa è la tensione sul diodo. Dunque, nel momento in cui c'è una risonanza, cosa succede? Che la tensione su questo nodo, non varia più come onda quadra, ma ha soprattutto come andamento principale una sinusoide alla frequenza di risonanza. Quindi poi a un certo punto cosa trovo? Quando il MOSFET è on, io mi trovo una situazione di questo tipo: la tensione comincia a salire, qui ho una cosa che tende a essere una, immaginate che questo sia il periodo, no? Tende a fare un andamento così, no? Quindi questa sale, in questo punto la tensione sul diodo diventa positivo e il diodo comincia a condurre. Quindi qui D2 conduce. A questo punto la corrente nel diodo comincia a salire, ma non sale di scatto, sale lentamente sempre con quell'andamento sinusoidale, no? L'induttanza serie non impedisce alla corrente di salire rapidamente, no? Quindi questa comincia a salire così e poi continua a scendere con questo andamento sinusoidale. A un certo punto qui la tensione va a zero, che il diodo conduce. Ecco, in questo istante che cos'è che succede? La corrente nel diodo va a zero. Ecco, e in questo momento si accende il transistor. Allora, qui la corrente diventa negativa, il diodo conduce in reverse recovery, qui siamo in TRR. E poi dunque, aspettate un attimo,
Beh, qui praticamente. Quindi qui con l'uscio che verticale la tensione sul diodo rimane nulla. Quando questa carica finisce, il diodo si interdice e qui c'è tipicamente un po' di oscillazione, ma lasciamo perdere l'oscillazione, non proprio vi spiego perché viene, e qui la tensione va a meno V. Questo durante la commutazione. Poi qui continuerà a far così e poi ci troviamo esattamente un'altra volta come prima. D'accordo? Quindi qui siamo, quindi questa integrale qui è la QRR e direi che non c'è da aggiungere altro. Vediamo un pochino se mi conviene rappresentare la tensione sul gate. Così capite come avviene il pilotaggio. L'intenzione sul gate come è fatta? Qui è alta. D'accordo, qui si spegne il diodo, entra in conduzione. Poi direi dunque è corrente nulla, vuol dire qui. Sì, va bene. D'accordo. Va bene. Ok, qui tipicamente che cosa succede? Vedete, in pratica io mi trovo in questo istante che quando questa tensione comincia a salire e il diodo non conduce più, cioè improvvisamente mi trovo in una situazione in cui c'era un po' di energia nell'induttore LR, perché qui c'è una certa corrente, e questa energia qui poi non può, siccome la corrente qui si interrompe, non può, viene dissipata internamente, no? Quindi perdo l'energia che ho accumulato nell'induttore in questo istante. Quindi scrivo qua l'energia accumulata. Dall'induttore LR viene dissipata. Quant'è questa energia? E questa viene dissipata anche perché qui dovete immaginare che comunque c'è una capacità di giunzione e questa LR con questa CG dà luogo a queste oscillazioni sulla tensione del diodo, no? Perché un blocco, un tank LRCJ. Allora, quanto è questa energia qui? Per valutare anche questa energia dipende da QRR, come vi potete immaginare. Dunque, se possiamo fare questo conto, questa corrente qui la possiamo chiamare IRR. IRR, l'energia quant'è? È un mezzo L per IRR al quadrato nel momento in cui abbiamo lo spegnimento, no? E
questa la posso scrivere immaginando che questo sia più o meno lineare come un mezzo L per IRR fratto TRR. Faccio questa operazione qui, anzi il 2 lo porto qua sotto. Lo riscrivo così per comodità, no? Allora vedete perché questo mi dice qualcosa, perché in pratica questa qua è una, se questo è più o meno lineare, è L per DI su DT, quindi è la tensione applicata. Questa è l'R, è la tensione applicata all'induttanza LR alla fine, quando l'interruttore è chiuso, che è uguale a VI. Quindi questo termine qui è VI, questo termine qui è più o meno l'area di questo triangolo, quindi è QRL, è QR, QRR. Quindi questo termine è VI per QRR. Mi assomiglia un po' a quello di prima, che avevamo visto prima, un pochino più piccolo. E poi tipicamente, siccome è più dolce la discesa della corrente, questo QRR è più piccolo del QRR che abbiamo trovato prima. Vedete, in pratica assomiglia abbastanza all'espressione che abbiamo trovato prima, c'è un pezzettino in meno, però c'è il termine QRR di nuovo, e c'è un vantaggio per il fatto che questo QRR è più piccolo di quello precedente. Allora fatemelo appuntare. Allora, dunque questo qui deve essere chiaro, VI è L per DI su DT, DI nell'induttanza LR, no? Quindi per questo questa derivata qui la prossimo con IRR diviso DR, e poi questa qui è l'area del triangolo, immaginando che questo andamento sia praticamente lineare della corrente. Questo QRR è più piccolo che nel caso di hard switching, perché la corrente varia più lentamente, più dolcemente. Dolcemente, vabbè, sembrava un poco vuol dire più lentamente nel tempo. D'accordo, quindi ho un vantaggio, non ho eliminato totalmente le perdite. Quindi, però, cerchiamo di capire qual è il meccanismo. Vedete che cos'è che stiamo facendo? Noi cerchiamo di far variare dolcemente corrente e tensione e farle passare dallo zero in modo da spegnere o accendere gli interruttori in quella situazione. Okay? La tecnica è questa. È tutta l'implementazione di vari accorgimenti di soft switching sono basati su questo principio. Allora, dunque, vediamo invece come si può fare a ottenere uno spegnimento a tensione nulla. Vedete qui io cosa faccio? Aspetto che la corrente passi da zero e spengo il diodo. In che modo? L'unico modo in cui posso fare, lo spengo un diodo accendendo in quel momento l'interruttore. D'accordo? E va bene. Vediamo come si fa a fare uno spegnimento a tensione costante. Di nuovo è molto simile la cosa, è quasi resonant. ZVS, sempre abbiamo detto un back. Faccio in questo modo. Metto un condensatore in parallelo. E per esempio posso non aggiungere neanche l'induttore, utilizzare come induttore quello del filtro
in pratica per me il tank adesso è fatto da questi due. Quindi chiamiamola LR questa. Quindi l'induttanza a questo punto devo rimuovere l'ipotesi di prima, se risuona vuol dire che adesso la corrente nell'R immagino che possa variare, no? per forza di cose. Allora, facciamo il discorso di prima, vediamo la corrente e la tensione ai capi del diodo. Allora, io all'inizio parto e qui vale meno V, siamo in T-on, ok? Qui l'interruttore è chiuso, ok? E quindi qua la corrente nel diodo è nulla, va bene? Siamo in questa situazione qui all'inizio. Va bene, ora a un certo punto spengo l'interruttore, ok? Quindi qui, anzi, posso fare come ho fatto prima, rappresento anche la tensione sul gate, in modo che si capisca quando è che spengo e quando è che accendo. Vedo, qui è alto, in questo momento spengo, va bene? Allora, qui che cos'è che succede quando spengo? La tensione sul diodo non cambia subito, perché mi viene mantenuta dalla capacità. Non solo, ma poi in generale cos'è che mi fa accendere il diodo? Mi fa accendere il diodo il fatto che l'induttanza chiama corrente, no? Così funziona nel Bach. In questo caso, ok, però la capacità, quindi l'induttanza chiama corrente e la corrente viene fornita dalla capacità. Può venire da questa parte e questo fa sì che pian piano la tensione su questo nodo scenda. Quindi la tensione su questo nodo scende, quindi qui è la capacità che fornisce la corrente all'induttanza, la tensione sale, segue questo andamento un po' sinusoidale perché LR e CR risuonano a una frequenza che è confrontabile con la frequenza dei switching. Ok, a questo punto la tensione sul diodo è diventata positiva, quindi in questo intervallo, giusto per capirsi, SI, S1, è off, ma anche il 2 è off, di chiamiamolo 2, anche il 2 è off, ok? Questo intervallo invece il diodo va on, ok? Quindi la corrente nel diodo comincia finalmente a salire e sale e prende, va subito al valore che deve avere, no? Quindi immaginate che sia una cosa del genere, di nuovo si acchiappa la parte del, durante questa fase la I coincide con LR. Perché la capacità smette di okay. La capacità a questo punto non può più dare nessuna corrente perché deve mantenere tensione nulla e quindi la corrente viene tutta dal diodo, è l'unica cosa che conduce, qui conduce soltanto il diodo, okay. Allora questo cosa qui succede, la corrente nell'induttanza ha questo andamento sinusoidale, a un certo punto passa per lo zero, che qui la cosa interessante succede, quando passa per lo zero continua, scende, va a negativa e questa gliela dà il diodo, ma gliela dà il diodo con tensione nulla,
In pratica è come se si scaricasse la capacità del diodo. Cioè il diodo si comporta con una capacità in parallela a CR, scarica, dà la carica all'induttanza, quindi questa qui va in uscita, la tensione rimane nulla. A questo punto, quando ha finito il diodo di scaricarsi, a questo punto posso accendere di nuovo l'interruttore e il diodo a questo punto si comporta come una capacità in parallelo alla CR, quindi diciamo torna, si ricarica di nuovo e va alla tensione inversa. Vedete, in pratica in questo caso non c'è nessuna riesca a non dissipare praticamente niente, perché tutta la carica del diodo viene recuperata, perché viene inviata in uscita attraverso la LR, e poi il diodo in sostanza si comporta come una capacità. Quindi il diodo viene spento, viene spento da LR, semplicemente perché LR impone una corrente che diventa negativa e a questo punto spegne il diodo. Qui quando la corrente nel diodo è negativa, la tensione sul diodo è nulla. E poi qui il diodo si comporta come una capacità. Capacità di disgiunzione, che è una capacità variabile, un varicap, no? Variabile, in parallelo a CR. Quindi in questo caso le perdite sono idealmente nulle. E questa è la situazione ideale. D'accordo, questa è la situazione ideale del diodo. E se volete, ci sono due giochi in questo caso, no? La capacità CR tiene la tensione sul diodo a zero e l'induttanza RL porta la corrente negativa e spegne il diodo. Ho il gioco di queste due cose. Poi ci sono tante configurazioni diverse, cioè l'induttanza che risuona e di fatto spegne il diodo può essere messa in diversi altri punti, in diverse configurazioni. Avere invece la capacità in parallelo al diodo è una costante. E quindi, riassumendo questa cosa, in generale nel caso del diodo, l'ideale è avere un spegnimento a tensione nulla. Quindi, Lo sottolineo qui, che magari può essere utile. Dunque, per un diodo la condizione ideale è lo spegnimento ZVS con 0 voltage switching. E poi mettiamo un po' tutto insieme. Adesso preferisco considerare separatamente il diodo e il MOSFET e poi attacchiamo tutto insieme. Adesso vediamo il MOSFET da solo, cerchiamo di capire dove sono le perdite del MOSFET. Allora, nel caso del MOSFET, in realtà mi preoccupa l'accensione,
Vediamo di capirlo guardando la condizione prima di hard switching, quindi senza far niente. Io ho questa situazione qui, adesso non mi preoccupo più del diodo, mi preoccupo soltanto del MOSFET. Perché mi preoccupa lo spegnimento? Perché io devo tenere conto che ho qui una capacità tra drain e source. Questa capacità viene caricata e scaricata. Cioè, in particolare, questa capacità, quando il diodo conduce, è a tensione VI, e poi quando il diodo, quando l'interruttore si chiude, va a zero di carica, e quindi tutta la carica tipicamente si scarica nell'interruttore, no? Quindi si cortocircuita, va, e quindi ovviamente va palesemente persa. Quindi tutta l'energia immagazzinata a CDS viene persa nel momento in cui l'interruttore si chiude. Allora, chiaramente anche le CGD e CDS subiscono lo stesso effetto. Ora ci concentriamo su quello, la cosa vale in generale. Dunque, qui cos'è che succede? Dunque, quindi mi metto qua, questa V stavolta è la capacità sull'interruttore. Allora, abbiamo detto, quando il diodo conduce, la tensione, qui siamo durante T-off, no? Qui sta conducendo il diodo, l'abbiamo chiamato T2, manteniamo lo stesso nome, T2 è on, e S1 è off. Ok? Ora, il problema dov'è? Il problema c'è nel momento in cui faccio l'accensione. Facciamo questa cosa qui che effettivamente è comoda. Mettiamo anche la VG così non ci sbagliamo. Allora, io ho qui spento. Adesso mettiamo a questo punto e accendo il MOSFET. Va bene? Nel momento in cui accendo il MOSFET, se vi ricordate queste cose, le abbiamo viste prima, abbiamo questo comportamento qui. No? Qui c'è, questo l'abbiamo detto anche prima, cioè c'è sia la corrente, questa corrente qui contiene sia la corrente che passa nel diodo in inversa, ed è quello che abbiamo considerato prima, però qui c'è anche la corrente, questo è detto male, aspettate, questa è II, questa corrente qui è questa proprio nel transistor, eh? Ecco, perché c'è durante lo spegnimento c'è anche la corrente dovuta alla scarica della CDS. Quindi questa cosa si perde. Dopo questo intervallo effettivamente la tensione, il diodo comincia ad andare in inverso, e quindi la tensione sull'interruttore scende. Vedete, quindi questa è la corrente, picco di corrente dovuta alla reverse recovery del diodo, e alla scarica della CDS. Quindi l'energia quant'è? L'energia della scarica della CDS è un mezzo CDS per VI al quadrato, no? A questa devo sommare quella, quindi complessivamente questa è l'energia della CDS più l'energia del diodo, persa per il diodo, che è, abbiamo detto, abbiamo scritto prima, era VI per QRR più IO per TRR. Questa è quella di prima, non è? Però questo è il pezzo nuovo che dobbiamo aggiungere. Vedi, questo problema c'è essenzialmente nell'accensione. Durante lo spegnimento invece il problema non c'è, perché durante lo spegnimento che cosa succede? A un certo punto mi aiuta la CDS, mi viene in aiuto, perché cosa succede? Che quando io vado a spegnere, dopo un certo tempo vado a spegnere,
che cosa succede? Che se abbasso VGS, prima scende la corrente, e mentre la corrente scende, la CDS trattiene la tensione. Perché ha un'inerzia rispetto alla variazione di tensione, quindi la corrente scende molto rapidamente, in un MOSFET il tempo di spegnimento è molto rapido, e CDS trattiene la tensione, per cui di fatto ho uno spegnimento per cui prima si spegne la corrente e poi sale la tensione, quindi non ho dissipazione. Ok, quindi la tensione viene ritardata da CDS. Quindi nel MOSFET è la perdita di accensione che è importante. E quindi nel diodo mi preoccupa lo spegnimento per la reverse recovery, nel MOSFET mi preoccupa invece l'accensione. Cioè è sull'accensione che devo agire. E di nuovo in accensione posso puntare in principio posso tentare sia lo zero current switching sia lo zero voltage switching, però voglio porre il problema, lo zero in un switch messo in questo modo la commutazione a corrente nulla non è importante, proprio perché mi preoccupa l'accensione. Cioè io in accensione sicuramente devo portare la corrente subito alta. Quello che vorrei, vedete questo grafico, quello che vorrei è che la tensione, quando c'è questo picco di corrente, ecco, la tensione fosse zero. Quindi naturalmente mi devo preoccupare mi deve preoccupare naturalmente che la tensione sia nulla quando faccio l'accensione, che non posso evitare di avere la corrente. Ok, quindi qui mi serve 1-0 voltage switching. Ripeto, dipende molto dalla situazione in cui mi trovo, ma io, siccome il transistore è di passo e l'accensione la riesco a fare quando passa la corrente, quindi non posso sperare di fare un'accensione a corrente nulla, non mi serve in questo caso. Allora, vediamo come si fa lo zero voltage switching in questo caso, e il meccanismo è lo stesso che abbiamo visto prima. Dunque, ho bisogno di un'altra induttanza con cui farlo risuonare. Immaginiamo che per ora sia questa, ma spesso non è questa, però insomma in questo caso mi va bene. Dunque, che cosa ho fatto? Cerco di trovare di nuovo una risonanza alla frequenza vicina a quella di switching,
con una capacità in parallelo. Tipicamente può essere la CDS oppure va rinforzata un po' aggiungendo un'altra capacità in parallelo ancora. A che cos'è che succede? Guardate, questa è la corrente e questa qui è la tensione sul switch. Allora, se riesco a far variare in modo più più dolce le tensioni, cioè, grazie alla risonanza, posso trovare una cosa di questo tipo. Allora, durante Tion, la tensione sul diodo è, sull'interruttore è nulla, la corrente dell'interruttore, immaginate, faccia così, no? Segue questa sinusoide. A un certo punto, quindi qui c'è S1 on, S1 on, D2 ovviamente off, e va bene. Allora, a questo punto io accendo, anzi no, spengo, quindi questo è alto, questa è la tensione sul gate, spengo qui, va bene? Mi sto concentrando sul transistor. Che succede? Nel momento in cui spengo, CR mantiene la tensione mantiene la tensione capi dell'interruttore, non la fa commutare rapidamente, ma la inserisce in un percorso più o meno sinusoidale, no? Quindi qui viene tenuta dalla CDS e dalla CR, chiamata CR, e CR mi fornisce la LR, perché cosa succede? Durante questa fase qui il MOSFET si spegne, ma LR continua a volere corrente, no? Ancora la tensione è tale per cui il diodo non conduce e tutto viene dato da CR. Vedete, perché durante questa fase qui è T2 sempre off, ma è andato off anche S1. Quindi la corrente viene dalla capacità, cioè che fornisce corrente a LR. Perché ovviamente l'induttanza ha bisogno della corrente e a questo punto c'è chi gliela dà. Allora, qui che succede? La corrente è andata subito a zero e questo è lo spegnimento. Ok, a questo punto qui che succede? Quando V raggiunge V, qui il diodo comincia a condurre, quindi qui il diodo comincia a condurre, T2 fa on e chiaramente S1 è off. Aspettate, qui ho sbagliato, qui era off, okay. c'era stato lo spegnimento, quindi qui si piazza e a questo punto in questa fase aspettate, fatemi provare a fare una cosa. Se questa zona la chiamo 2, in 2 la corrente viene da questa parte. Se questa zona la chiamo 3, in 3 la corrente all'induttore viene data dal diodo. Quindi durante 1 la corrente viene data dal MOSFET, durante la fase 2 viene data da CR, durante la fase 3 viene data dal diodo, CR non la può più dare, perché a questo punto CR è scarico e rimane corrente costante, quindi non può dar corrente. D'accordo? Ok, va bene. Poi quando qui va un po' sincronizzato, quando il diodo si spegne, immaginate la situazione che dicevamo prima. A un certo punto
questa la corrente nell'induttanza farà una sinusoide di questo tipo, ora non spazio per disegnare, ma farà una cosa del genere, questa è la ILR, no? Farà così, poi scende, poi diventa negativa, qui passa del diodo, a questo punto il diodo si spegne, d'accordo? Perché la corrente diventa negativa, e a questo punto io posso accendere il MOSFET. Io qui accendo di nuovo il MOSFET, e quando accendo il MOSFET, dunque, vediamo un attimo se tutto funziona. Dunque, qui si spegne, vediamo un po', ok, accendo il MOSFET, e la corrente, ecco, questa è una cosa, la corrente qui passa, zona 4, no, ho sbagliato una cosa, infatti non mi torno, scusate un attimo, qui non accendo il MOSFET, qui no, ho sbagliato, no, qui non accendo, mi sono confuso, allora, qui diventa negativa, allora, andiamo per gradi, qui diventa negativa, va bene, quindi qui si spegne il diodo, di 2 va off, S1 rimane off, a questo punto, durante la fase 4, la corrente è negativa, dov'è che può sfogarsi la corrente dell'induttore negativa? Può passare soltanto dal diodo di substrato, da D1, è D1 che va on, perché la corrente è negativa, questa qui è la ILR, vedete, partecipano tutti in queste fasi qui, a un certo punto la corrente qui torna positiva in ILR e aspettate, allora, andiamo per gradi, qui, e dunque, cosa abbiamo fatto? No, va un attimo, perché durante 4 può passare anche dalla capacità, anzi mi sa che deve passare dalla capacità. Vabbè, mi sono incartato un secondo, no, ho sbagliato anche questo, il diodo non è negativo, allora andiamo per gradi, dunque vabbè, poi faccio il riassunto, vediamo se si riscrive, no, durante 4 no, perché il diodo non può passare al diodo di 1, perché V è sempre negativa, no, deve prima scendere V e qui scende e durante questo tratto 4 passa da CR di nuovo, no, perché può passare in questa direzione quando è negativa, quando la tensione va a zero, a questo punto può passare dal diodo e non passa più dal CR, quindi c'è un tratto 5 in cui passa dal diodo, qui D1 va on, il resto rimane off, e quando siamo a questo punto passa dal diodo e qui si può riaccendere, perché qui la tensione sul transistor è 0 perché conduce di 1 e quindi si può andare all'accensione, c'è spazio, non ho neanche diciamo problemi di sincronizzazione, posso riaccendere, quindi accendiamo S1 quando di 1 conduce e quindi VDS è circa 0. D'accordo, quindi poi a un certo punto qui sono ritornato alla fase 1. Allora, ricapitoliamo perché l'ho detta, insomma la devo dire meglio, allora. Dunque, vediamo un po' se si riesce a disegnare 4,
questo è 5. Bah, insomma, la faccio il riassunto qui che è più semplice. Allora, durante 1 conduce S1. Scrivo così, S1 da ILR. Va bene? Durante la fase 2 abbiamo detto ECR. Durante la fase 3 è il diodo di 2. Durante la fase 4 è, abbiamo detto CR di nuovo. Durante la fase 5 è D1 e poi ricomincio da capo. Quindi in pratica S1 conduce soltanto durante la fase 1, il diodo D2 conduce soltanto durante la fase 3 e il diodo D1 conduce soltanto durante la fase 5. Durante le altre due fasi sono tutti spenti e abbiamo soltanto la risonanza LRCR. Quindi probabilmente per semplificare qui potrei evidenziare soltanto quelli che conducono. Quindi qui conduce solo questo, tutti sospenti, qui conduce solo questo e qui conduce solo questo. Tutti gli altri sono spenti. Okay. La cosa importante è, vedetemi, è critico il compito del diodo di substrato. Quindi la risonanza fa sì che mi passino dallo zero le correnti e le tensioni, no? mi dà questi andamenti sinusoidali. Ok, il diodo del substrato in questo caso mi serve perché quando faccio passare una corrente negativa nell'interruttore mi conduce il diodo del substrato e questo mi forza la tensione sull'interruttore nulla e mi dà l'occasione, con l'interruttore spento, tensione nulla, mi dà l'occasione di accendere l'interruttore quando la tensione è nulla. Vedete, io in pratica riesco ad accendere l'interruttore quando la tensione è nulla, a questo punto la corrente passa gradatamente dal diodo al MOSFET, poi si inverte, quindi il diodo non potrebbe più passare, però nel canale MOSFET può sempre passare nella fase 1. Per cui, però ho la commutazione quando è solidamente tenuta praticamente a zero la tensione tra drain e source dal diodo di substrato. Oh, tenete presente che l'altra cosa che è importante è che ho un 0 volt switching anche di D1, perché vedete quando è che si spegne D1? D1 si spegne quando si inverte qui la direzione, D1 si spegne esattamente in questo punto, no? Qui, quando la corrente si inverte, a quel punto non può più passare in D1, però quando D1 si spegne, il MOSFET è in conduzione, quindi D1 si spegne, attenzione, nulla. Ok? Va bene, allora, ora, dopo che... Quindi... ricapitolando quello che abbiamo detto sui dispositivi, il diodo lo spengo, idealmente cerco di spegnerlo a tensione nulla, il MOSFET voglio accenderlo a tensione nulla perché è l'accensione che mi preoccupa, d'accordo? Il discorso per il diodo vale in principio anche per il bipolare, no? Cerco di spegnerlo a tensione nulla. Per bipolari, in realtà, ecco, diciamo, questa pratica del soft switching è abbastanza moderna in un mondo in cui in sostanza i bipolari si usano poco o praticamente non si usano più. Quindi in generale i dispositivi interessati dal soft switching sono i FET,
i diodi, perché i diodi non ci sono sempre, e poi gli IGBT. Gli IGBT sono particolarmente tipicamente gli IGBT sono particolarmente rognosi, perché hanno, ricordate, hanno quella coda nello spegnimento della corrente per spegnere il bipolare, che non è difficile da spegnere in modo soft. Non è facile, scusate, da spegnere in modo soft. Quindi quello, diciamo, non lo guardiamo, è una cosa un po' complicata da avere. In accensione si cerca di fare quello che si fa per i FET, che in accensione il GBT assomiglia molto a un FET. In spegnimento però c'è la coda dello spegnimento del bipolare, che diciamo è una perdita che è difficile eliminare. Okay? Allora, ora, dopo aver visto i dispositivi, tanto dobbiamo comunque continuare questa cosa, almeno però comincio a affrontare la cosa. Vediamo il problema un pochino più in generale. D'accordo? Di come si inseriscono queste quasi risonanze per ottenere un solfeggio in generale nelle architetture dei convertitori di tipo PWM, quindi buck boost, buck boost che abbiamo visto. E lo schema è questo in generale. Io parto da un concentriamoci prima sul zero current switching. Io ho detto che l'ideale è uno zero voltage switching per i diodi, ma non è una, in certi casi mi torna più pratico uno zero current switching, è meno, come dire, riesco a ridurre di meno la perdita, ma a volte è comunque una cosa che realisticamente posso fare. Allora, dunque partiamo dalla situazione, diciamo, tipica, no? Noi abbiamo una cosa del genere, prendiamo un buck, no? Faccio esempio del buck, cioè per rimanere su quello, poi i discorsi si riescono a generalizzare abbastanza bene agli altri, soltanto che ora porto a cercare di farvi capire il punto. Allora, io ho un filtro e poi ho quella che si chiama cella di commutazione, no? Cella di commutazione nel... E back è fatta per esempio così. Ecco, questa è quella che mi consente di avere un hard switching. Allora, il criterio generale per introdurre un soft switching è far diventare la cella quasi risonante. E quindi, per esempio, introducendo un'induttanza e una capacità. In modo per introdurre una cosa del genere, per esempio, una cosa è così. Cioè io aggiungo un'induttanza in serie al MOSFET e al... facciamo un po' in generale al switch. E una capacità dall'altra parte. Quindi questo è lo schema generale. Ed è anche questo un esempio, ci sono diverse configurazioni possibili. Vedete, però io in pratica ho introdotto questo, volevo fare la capacità e ho fatto... introduco questo. Ok, allora,
questo è uno schema di principio. Nella pratica poi com'è che sono implementate? Posso implementarle in due modi diversi. Un modo è questo qua, proviamo a metterci un interruttore vero. Qui metto un diodo. Oppure una soluzione di questo tipo in cui sfrutto il diodo del substrato. Ma queste sono due architetture che si usano per la scala di commutazione quasi risonante. Ci sono diverse soluzioni in realtà, queste sono, diciamo, sono due di base, e guardiamo queste per cercare di capire in pratica qual è l'effetto. Ora vedete, poi quello che si riesce a fare si implementa le cose che abbiamo cercato di vedere prima. Allora, questa qua si chiama half wave. Zero current switching, quasi resonant. Switch cell, quindi la cella di commutazione quasi risonanza a una semionda. E questa qui è una full wave. ZCS quasi resonant switch cell. Ma questa va a occupare lo spazio della scella di commutazione. Poi in cascata immaginiamo di mettere comunque un filtro. La differenza è che, vedete, nel primo caso c'è c'è quel diodo che in pratica fa passare la corrente nell'interruttore soltanto in una direzione, quindi è a singola semionda. Nell'altro caso invece in pratica abbiamo una situazione per cui il diodo di 1 consente di far passare la corrente anche nell'altra direzione. Sostanzialmente la corrente, quando è positiva, passa attraverso il MOSFET, quando è negativa passa attraverso il diodo. E per questo è full wave. Ora vediamo in particolare come funziona. Allora, la frequenza di risonanza, o quasi risonanza, perché chiaramente il circuito non è lineare, viene scelta in modo tale, come vi dicevo prima, che sia molto vicina alla frequenza di switching. Ok? Va bene. Dunque, allora, qual è il piano? Il piano adesso è quello di vedere in questi casi e in altri casi di zero voltage switching esattamente come sono gli andamenti delle correnti. Ma lo guardiamo sempre come abbiamo fatto prima, cioè in modo qualitativo, senza fare troppi calcoli, perché quello che è importante per me è che capiate quali sono i meccanismi per cui si forza la corrente a zero e la tensione a zero. Poi, come vi potete immaginare, in pratica ci sono tantissime varianti di questi circuiti e l'ideale è fare il dimensionamento con il dispositivo direttamente sul simulatore, cioè direttamente sul simulatore circuitale, perché poi gli andamenti, voglio fare i conti, poi gli andamenti dipendono tanto anche dalle capacità interne
dei dispositivi e quindi uno si può fidare abbastanza poco di conti analitici che fa. Deve immaginare qual è il meccanismo che vuole usare, metterlo in atto e poi dimensionare col simulatore i valori dei componenti. Ok, quindi questo lo vediamo più o meno come abbiamo fatto prima, in modo un pochino più qualitativo. Chiaramente la differenza rispetto a prima è che dobbiamo tenere presente quali sono le perdite nei MOSFET e nei diodi, per come abbiamo visto prima, e vedere cosa succede quando poi mettiamo tutti e due i dispositivi insieme in un circuito. E vabbè, avrei voluto farlo oggi, ma a questo punto lo facciamo la prossima volta. Va bene, ci fermiamo qui allora. Se ci sono domande, abbiamo qualche minuto per prenderle.